Raga, buongiorno. È arrivato. Sì. Sì, state leggendo proprio Guarded Product, che sarebbe prodotto ricondizionato. Ma io oggi vi dimostrerò che i prodotti ricondizionati di Amazon sono buoni come quelli nuovi. Infatti questa PS4 dovrebbe essere nuova, rimessa a nuovo. Hola a tutti ragazzi, io sono Blue Lucky Boy e oggi siamo arrivati qui con questo nuovo video, questo nuovo pack opening unboxing della nuova mia PS4, anche se è un prodotto ricondizionato, cioè rimesso nuovo dalla casa produttrice, vi dimostrerò che è buono. Ok, cominciamo. Ok, muniamoci di coltello. Ah, raga, mamma mia, raga, mamma mia. Sì, distruggiamo lo scatolo. Ah, raga, allora, tutto quello che c'è qui dentro ve lo faccio vedere. Allora, la guida di sicurezza, penso, si guida alla sicurezza, poi la garanzia di un anno da Amazon, spero si veda, perché vabbè, nel caso, oh, chi se ne frega. Questa è la PlayStation 4, bella tutta lucida, bella fantastica. Oh, senza nessun graffio, senza nessuna ammaccatura, fortunatamente. Guardatela anche voi. Penso che tutte le porte siano funzionanti, così si vedono. Allora, qui c'è il joystick, penso che anche questo sia stato ricondizionato. Joystick. Il libretto blu, famoso libretto blu della PlayStation. E qui ci sono i vari cablaggi, c'è un cavo HDMI in dotazione, la presa per collegarla alla corrente. E questo è il cavo ricaricabile. Sì, cavo ricaricabile per il joystick. Andiamolo qua. Ok, come vedete funziona. Connesso. Italiano. Entro nel mondo di puro divertimento. Perfetto. Entriamo. Come vedete funziona perfettamente, anche se devo dire la verità ci ho messo leggermente un po' di tempo in più. Bassiamo un po' il volume. Ora il resto del vlog lo faccio così, cioè il resto dell'unboxing lo faccio così perché viene meglio. Cioè io in realtà avrei il cavalletto qui ma non ho voglia di metterlo. In realtà ci ho messo forse un'ora per collegare il controller all'inizio, perché prima mi faceva tutto una specie di lampeggiamento per 10 secondi, poi si rimetteva in arancione il LED, stiamo parlando del LED, e ho visto su internet, sui forum e queste cose qui, che il problema è una cosa che succede molto spesso. E per questo video è tutto, lasciate un commento, un mi piace, per farmi sapere se avete avuto lo stesso problema del controller. Ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!